che fa, che preferisco. Ma che cazzo è questo? È il nuovo disco, fresco, bevilo adesso. Occhio perché picca come tabasco. Vedo la gente che s'ammazza in pista, la tiro in mezzo come vero professionista del casino. Quale sono? Fa bordello, sballo il tuo cervello. Ti sveglio come il gallo, sotto il palco portati l'ombrello. Perché sputo quando parlo, se riesci a sopportarlo. Fai un urlo, voglio sentirlo. Ti do motivo per cui farlo. Che niente è possibile, e anche che quasi niente è facile. Che devi avere fede, parlare a chi non crede, anche chi ha il cervello messo dove ci si siede. Adesso salta tu, suonati, se lo metti su, la sola brucia su un rogo. E quanta merda mi ha tirato addosso, ma mi son mosso, più di un passo, io ho risposto a chi tirava dietro spiaccicata in faccia. E come vedi su di me, non ne rimane traccia. E se va nudi, senti il profumo di rimbalza, anche in Italia adesso c'è e si rappresenta. Io resto dell'idea mia, anche perché ho realizzato quella che chiamavo l'utopia, il tema che ha provato ad ascoltare. E adesso per la bocca sta per fare un urlo per la dico duro. Vieni giù. Oh, ma ci siete o no? Ci siete? Non c'è rimedio. No, se ti dà fastidio quello che ho, non sono cazzi miei. Se sì, non digerisci che ho pagato le mie rime, adesso loro pagano me. Adesso senti, dice Jet, mi dedico tu la salute del tuo tipo medico. E butto con la rima tipo ballerina di danza classica. Questo è saggio, fai un assaggio della mia metrica. 10 anni fa mi muovevo con tu. E quando con la mano il piatto gira il tondo, casca il mondo, non c'è guerra, mi sa che sono già per terra. Contaminato come guru in jazz, guarda, getta ma, e non cagarmi il car. Mi sono comprati 1200 facendo l'opera, yo. E adesso voglio gli interessi come un usurai. Scorro liscio, la rrr, è l'unica cosa che ho di moscio. Partigiano, confeziono, fatti suono da garbagnate. E so cos'è la fame, non mi piace. A volte mi piglia nervoso e mi si vede ombroso. Ti sembro pensieroso, mi sento pericoloso. Sale l'acido nello stomaco e quando mangio merda non sembra che cago zucchero. Vorrei spaccare coni come Johnny. Non è il costanto show ma lo stesso pony. Siete buoni, specie quei coglioni, che ci credono ricchi come Berlusconi. E c'è 31 se la ruota gira, la tromba tira, vorrei una lira per ogni attimo della mia ira. Senza i provelli, il fanculo, eccomi, le palle ingrassami, annusami per te. Io sono come l'aglio per il bambino, fai un respiro, nel mio passato non c'è oro, e nel presente l'unico
canzoni, fanno produzioni che durano quanto un flash. Se mi vuoi dammi il cash, sono un fratello per i miei, ma per il business sono un prince come Fresh. E trash come Jai, salvo rime nel distrai. Il mio cervello è un sistema operativo innovativo come Windows 95. Zero fucking deficit, io non sono stato mai for president. E voglio solo ciò che è giusto per uno sbattimento, in quanto ho già assaggiato che sapore c'è nel fondo. Ne ho mangiato tanto tipo e mi fa schifo. Sulle mani per l'articolo 31. Sulle mani per l'articolo 31. Non c'è rimedio, no, se ti dà fastidio quello che ho. Non sono cazzi miei se non digerisci che ho pagato le mie rime e detto loro pagano me. Che avevo voglia, c'era chi stava insieme.
insieme, c'era chi amava ancora nonostante il male. La musica, c'era la musica, ricordo, la musica, c'era la musica, la musica. Fatemi sentire per DJ Show! Volevo farti complimenti per la maglietta. Ma poi voglio dire due cose dopo, no? Beh, diciamolo adesso, perché mi è venuta l'ispirazione. Vabbè, sono felice che ti sia venuta l'ispirazione. Io questo concerto, come ho detto in una mia story su Instagram, lo dedico a tutti voi, ma in particolar modo a un grande romano, a un re romano, a Primo di Corveleno, che ci guarda da lassù. E se i più giovani non lo conoscono, c'è tutto online, andatevi a cercare Primo Brown, uno dei rapper più bravi mai nati in Italia. Ma soprattutto io mi ricordo una cosa di Primo, ho avuto anche la fortuna di collaborarci in una canzone e mi ricordo una cosa, il suo genere di rap era molto hardcore, no? Si chiama hardcore, molto duro, era molto street. Era un poeta anche lui. Però lui non si è mai fatto quei discorsi, quelle menate, tipo voi siete commerciali, quando noi venivamo a Roma ci ha sempre trattato da fratelli, siamo sempre andati d'accordo e anche artisticamente avevamo molti punti in comune. Esatto. E ci siamo visti fin da quando eravamo bambini proprio, mi ricordo, cioè abbiamo conosciuto Primo che avevamo 18-19 anni, insomma. E poi un aneddoto che vi dovevo raccontare, ma poi in camerino. Posso fare salutare il papà di Primo? Certo. Che vi rappresenta? Vieni, Mauro. Abbiamo l'onore di avere qui il papà di Primo Brown. Vieni. Prova a farti sentire. C'è per il papà di Primo, è per noi. Un urlo per Primo. 1, 2, 3. E questo è anche un messaggio a tutti quelli che dicono d'amare il rap italiano e non conoscono a fondo la storia. Ecco, Primo è un capitolo che dovete studiare. Cazzo, vai. Estate 2019, c'è l'Axe di Gengel ancora insieme, siamo tornati! Sono io l'animatore che sta sulla regia, senza territorio, si viene dal quartiere.
baciami vicina sulla bebe bo, dimmi 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 bocca piccolina. Provi da romanzo di tuo play, ok, tutto fin dall'uscio come con il cazzo. E ci sei, ci siamo, andiamo, sono pagato in pieno, vi amo. E tanti fatti come siamo. Portare il fanchino nella mia nazione, è la mia missione. Se vuoi darmi una mano, fatti avanti, scendi in pista tranqui e balla se sto fanchi.
Gianni, lo facciamo vedere a Roma chi è che l'ha inventato lo Zarro Rap in Italia. Lo Zarro. Allora, una mano in alto, l'altra mano Roma sul palco, tutti! Da destra a sinistra, così! Parole mai accorto, ma tu non ti rendi conto.
sorriso nudo. Ma lei le faccio senso quando non mi radio scudo. E sono tanto conto perché lei viaggio crudo. Ma io la guardo, non fa più senso il mondo. Sembra meno cattivo, è venina sul fuoco. È perfetta davvero, anche se ha l'occhio nero. Roma! La mia. Allora, una mano sul cuore e con l'altra mano... Bravo, Gelli, lo dico. Questo è il vero inno nazionale. Io mi ricordo con lente di Natale campi di grano ai lati della provincia. Immagino fantosi la satira sociale. Oggi cerco Luttazzi, non lo trovo sul canale. Comunque sono un bravo cittadino, giornato suonerie dei telefoni, non bicchiere di vino con un panino. Provo per i cittadini, costanzo patrimino, santino in salotto. Lo prego con il ricordo e la lotto, già riscotti con risotto, ma è scorto. Veniva a diventare milionario come Silvio, col giornale di Paolo. Stasera il futuro nelle mani di un DJ. Questa vita è mia.
Grazie! Allora Jed, hai visto che figata? Beh, almeno sto dimagrendo grazie a voi, grazie a lui. La pancia va giù, ma anche la tua sta andando giù. No, io che la tengo dentro tutto il concerto, in realtà poi... Sì, la pancera? No, no, senza pancera, però quando sì. Poi la lascio, ma così. Eh? Sei bellissimo parlando di te. Non capisco. Sei bellissimo. Io? Andate da un ottico. Vorrei scendere a abbracciarli, Azzo, veramente. Però mi ammazzo se scendo. Esatto, poi già ci sei quasi riuscito salendo su un pezzo di compensato. No, ma io mi reggevo, sei sereno. Ok. Autocontrollo. Vabbè, Jed, io questa settimana mi sono già messo abbastanza nei guai con i poteri forti. Ma com'è vecchia questa cosa, dai. Cioè. Però intanto... Cazzo, siamo stati a suonarla in Rai, siamo stati ovunque a suonarla. È una pianta che ci ha dato il Signore alla fine, no? Ti ricordo che dopo che l'abbiamo suonata in Rai non ci siamo tornati per 8 anni, in Rai. Ma sì, ma alla fine poi ci sei ritornato. Alla grande anche. E allora? Vabbè, comunque raga... Che dire, noi volevamo dire, sai, cioè, forse noi la prima esibizione vera l'abbiamo fatta proprio a Roma, eh. Una delle Italia nostre prime Posti. Esibizioni, ti ricordi? Esatto, Italia è stata Posti. A Roma e mi ricordo, posso raccontare, è proprio veloce, vai, veloce. Vai, vai. Allora, era appena uscito, non era ancora uscito Nato per Rappare. Non sapeva nessuno chi cazzo eravamo. Esatto, non sapeva nessuno chi cazzo fossimo e mi ricordo che nel pubblico, come voi, c'era diciamo un ragazzino. Che era lo Stadio Olimpico. Era lo Stadio Olimpico, era Italia Posse, praticamente esatto. C'erano tutte le posse dei tempi, era il 92... 91-92. Diciamo che stavamo registrando Nato per Appare, sei quello che sei. Esatto. E cosa è successo? Che cioè, nel pubblico c'era un ragazzino che adesso è in cielo ed è sempre primo. E questa cosa me l'ha ricordata il giorno che l'abbiamo conosciuto. Certo. Comunque, ne è passata l'acqua sotto i ponti, no? Io mi ricordo quello che ci avevano scritto sul camerino. Ma l'acqua serve, no? Cioè, ti ricordi cosa ci avevano scritto sul camerino? Con gli altri gruppi? Cioè, avevamo spaccato talmente tanto. No, prima, noi siamo arrivati, c'era il nostro camerino, articolo 31, e sopra ci avevano scritto VC. Sì, ma ci voglio dire, siete dei cessi. E avevano ragione, ragione, perché li abbiamo pisciato in testa a tutti. Vai! Roma, ci siete! Yeah.
grande di secondo nome. La rivista l'altro è stata presso la stazione e con lei mi sono fatto la stagione. E più che un cuore di panna è un cuore di canna. Già sapevo che sarebbe finita presto, non la fanno passare in dogana per Maria. Restare un rischio è ricercata dai piloti e dai caramba, ha pure dei casini con la guardia di finanza. Ma comunque sia, in una stagione di polizia si fa le sue serate in compagnia di Maria. È una condanna della mia vita e dramma, perché non potrà essere io Maria Giovanni una capanna. Mi è rimasta solo una canza nel mio corazon, le vacanze, le parole di Giamaica, dalla mia Maria bella. Aspetto intanto, voto pannella e canto figate. Un ritorno al passato, cambiando, io cambierò anche la mia musica ovviamente, ma con il dito puntato al futuro. Corre l'anno 2003. Grazie a tutti, adesso sono ancora qui felice, premiato, vediamo, speriamo.